siamo in una bellissima struttura, una villa in realtà, che ci è stata concessa in comodato d'uso gratuito temporaneo, perché si tratta di un bene requisito, quindi non ancora definitivamente confiscato. È un circuito virtuoso che vuole mettere in atto il Tribunale di misure di prevenzione, perché vogliono sperimentare un attimo la possibilità di utilizzare i beni prima ancora che vengano confiscati, proprio per evitare che si possano deteriorare sicuramente, perché in realtà era in uno stato di abbandono la villa, e allo stesso tempo dare la possibilità a progetti, associazioni, comunque attività di un certo rilievo, la possibilità di appunto usufruire di questi beni. Allora noi avevamo fatto già una richiesta qualche anno fa al Tribunale, ma come tante altre richieste che abbiamo fatto, poi sono passati gli anni e non ci contavamo più in realtà. Però le cose accadono quando meno te l'aspetti. E allora è successo che qualche mese fa, più o meno ad agosto, abbiamo ricevuto una raccomandata proprio dal Tribunale, e da lì è nato tutta. È cominciata, diciamo, un po' la corsa, ecco, per poter al più presto rendere agibile questo luogo. È davvero la realizzazione di un sogno. Io dico sempre che lassù qualcuno ci ama e sono convintissima di questo. E questo è il regalo che abbiamo trovato sotto l'albero di Natale. Poi ci sarà tutto il resto da costruire. Vogliamo realizzare il centro diurno perché è quello che veramente di cui ha bisogno la famiglia. Perché non dimentichiamo che dietro un malato di Alzheimer c'è tutta una famiglia. Da qui potrebbe nascere questo come centro diurno, imitando anche un po' quelli che sono gli altri centri diurni che già ci sono in giro per l'Italia e soprattutto alla Lamezia Terme. Lo spazio c'è, quindi si potrebbe anche pensare di fare il giardino di Alzheimer, insomma tante cose che ci sono, non sono cose che ci stiamo inventando, sono cose che esistono nel mondo. Ci sono le persone che si spendono tutti i giorni perché questa città abbia un volto più umano e anche un senso civico più sentito, una solidarietà veramente comprovata.